God Save the Wine, ma anche God Save the Beer, perché effettivamente soprattutto l'estate la birra c'è poco da fare, batte il vino a livello di quantità, anche se col caldo che fa la gente, beve ancora più birra oppure no? Francesco? Beh, quando fa caldo caldo la gente passa all'acqua, quindi frena anche la birra, dico sempre non bevete acqua che ci devo fare la birra io. È preziosa, ce n'è poca, ecco esatto. Fatemi fare la birra. Ecco, fra l'altro la birra che usi te è particolare, perché insomma voi siete beneficio del Forte, com'è l'acqua qui al Forte? Allora, l'acqua naturalmente noi utilizziamo l'acqua di rete perché non possiamo fare diversamente, quindi l'acqua potabile. Naturalmente è importante che per ogni birra ha bisogno di una sua acqua specifica, quindi andando a fare una birra estile dobbiamo lavorare, avere un'acqua specifica, e quindi lavoriamo sull'acqua. Quindi partiamo dall'acqua di rete, che naturalmente essendo a valle di Montagne di Marmo ha tanti carbonati, andiamo ad addolcirla praticamente su tutte le birre, e poi andiamo ad aggiungere anche sali per comporre l'acqua giusta per quello stile di birra. Quindi ogni birra che produciamo ha una sua acqua specifica. Ok, questa che stiamo bevendo è Meridiano, che è bella decisa. Sì. Cos'è come stile questa? Ce l'ho anch'io. Meridiano Zero è di ispirazione anglosassone, è un extra special bitter, esattamente come stile, uno stile poco conosciuto. Le bitter sono le birre fondamentali della storia inglese. E infatti Meridiano Zero si rifà al meridiano che passa da Greenwich, quindi naturalmente all'Inghilterra, e è il meridiano fondamentale nella navigazione, il meridiano fondamentale, quindi il meridiano di riferimento, come le bitter sono le birre fondamentali dell'Inghilterra, quindi lo stile di riferimento inglese. Le classiche birre inglesi, che anche oggi andarle a cercare in Inghilterra diventa difficile, dobbiamo andare nei pub nascosti, nei pub storici, perché ormai nelle novità nel mondo le birre si sono rinnovate. IPA, le cose, questo stile più un po'. Sono stili difficili da trovare anche. Comunque è deciso, ma rinfrescante, corposo. Tante sfumature, e c'ha veramente un'idea un po' de modè, no? E effettivamente è un gusto che non si incontra più spesso, ed è un peccato perché comunque c'è una bella sprint sul finale. Definisco retro perché utilizzo proprio i luppoli inglesi, che hanno questo amaro un po' graffiante, note terrose, quindi molto veramente retro come impostazione. Una birra che tengo in gamma apposta perché non voglio mollare assolutamente. Se no poi non la fa più nessuno al mondo, tipo, no, fare... Ma è bello che gli appassionati, chi conosce questa birra, se ne innamora, perché poi non si trovano tantissimo nel mercato birre del genere. Chi la ama se la porta nel cuore proprio. E invece, passando a qualcosa di completamente nuovo e anche completamente sperimentale, arriviamo alla IPA, no? Cioè, no, scusa, la IGA, Italian Grape Ale. Esatto. Sì. Queste sigle della birra. Dall'altro, questa è una nuova che avete tenuto a battesimo voi. Una guerra con gli Stati Uniti, perché il BJCP, il Beer Jar Certification Program, vuole definire queste birre soltanto Grape Ale. Ma noi ci siamo, in Italia soprattutto, siamo impuntati, venga chiamata IGA, Italian Grape Ale, perché comunque sono nate in Italia queste birre. Il minimo di legarmi al terroir, no? Se ne parla tanto. Il territorio ci vuole, sono stati noi italiani a averle create, quindi le birre prodotte con mosto d'uva, quindi Italian Grape Ale. Sono nate qui in Italia ed è giusto che portino anche il termine Italian, anche se magari non sono fatte in Italia. Ho bevuto IGA in Spagna, ma come assaggio una Belgian Strong Ale, come assaggio una English Bitter, è giusto che questa sia una IGA perché sono nate in Italia. Quindi birre prodotte con mosto d'uva. Qui c'è un 30% di mosto di Sangiovese, del Chianti Classico, dell'azienda agricola Bruscola, che conoscerai. Rimaniamo in famiglia, San Casciano Val di Pesa. E quindi un 30% di mosto di Sangiovese. La birra fa metodo classico, quindi non ci siamo fermati soltanto all'utilizzo dell'uva, ma abbiamo seguito anche il processo in metodo classico. Quindi un anno e mezzo sui lieviti, questa edizione 2019, sboccata nel 2021. Esattamente come un metodo classico, rimane sui lieviti quanto basta quello. Quanto basta, stiamo allungando il periodo di permanenza sui lieviti, perché abbiamo visto che è una birra che ha bisogno di tempi più lunghi di invecchiamento. Questo colore corallo dato naturalmente all'utilizzo dell'uva, anche una piccola percentuale di bucce, e l'idea di andare sul mondo proprio lo sfumante, quindi quasi 12 gradi, 11 gradi e 7, una bollicina bella generosa, un finale secco dove si sente la birra e si sente la parte dell'uva. Anche molto il Sangiovese, che è anticlassico, sente quasi una versione come quasi anche un'idea di tannico, no? Di tannino, sembra quasi un Chianti Classico Riserva, per dire, però per me che sono toscano mi dà tanto di casa. E poi effettivamente il gusto finale sembra quello di un Sangiovese, però poi la facilità di bere
estiva è quella di una birra, poi la bollicina. Beh, effettivamente per un'estate calda italiana benissimo anche questa, e speriamo che insomma diventi veramente un'iga e non GI e basta, perché sai, Italia è Italia. Sentire. Esatto. Grazie Francesco. A voi.